sera, tra poco il nostro telegiornale. Vi do un'anticipazione di quelle che saranno le notizie trattate questa sera. Sbarco a La Spezia, sono arrivati 60 profughi palestinesi in fuga dalla guerra. E poi a Marina di Carrara la nave Humanity One, che è giunta in porto con a bordo 64 migranti. Parleremo anche della Guardia di Finanza che ferma il traffico di rifiuti inquinanti nell'operazione denominata Joe Demeter. Albiano Magra ancora in salute, successo per la giornata di prevenzione della Croce Rossa. Presentato il convegno sul progetto del parco. Ugo Pisa, un'occasione sprecata? E poi avremo anche un collegamento, anzi due collegamenti dalla Città dei Fiori, perché da questa sera anche Antenna 3 è a Sanremo. A tra poco! E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Ancora buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Arrivati questa mattina al porto di La Spezia 60 profughi palestinesi in fuga dalla guerra, tra questi anche 18 bambini che sono stati trasportati negli ospedali pediatrici di Genova, Firenze, Bologna, Roma e Milano. I dettagli da Alice Spadoni. Sbarcati al porto di La Spezia questa mattina all'alba circa 60 profughi palestinesi sulla nave Vulcano della Marina Militare, salpata nei giorni scorsi dall'Egitto. Tra le persone in fuga dalla guerra anche 18 bambini che ora hanno bisogno di assistenza e cure mediche specialistiche urgenti. I piccoli sono stati tutti stabilizzati e nessuno è in pericolo di vita. Alcuni di loro sono stati feriti in maniera molto grave, tanto che sulla banchina è stato utilizzato un carrello che si leva fino all'altezza del ponte della nave per permettere lo sbarco di coloro che non potevano camminare. Sulla banchina erano presenti 16 mezzi della Croce Rossa con 45 volontari per trasportare i bambini feriti negli ospedali pediatrici di Gaslini di Genova, Meyer di Firenze, Rizzoli di Bologna, Bambin Gesù di Roma e Buzzi di Milano. Ad attendere la nave a Spezia anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ringraziato l'equipaggio della nave Vulcano per tutto quello che ha fatto. Pur essendo amici di Israele, ha commentato il ministro, siamo amici del popolo palestinese che non ha nulla a che fare con Hamas. Abbiamo aiutato bambini e famiglie che non c'entrano niente, garantito la sicurezza al nostro paese. Si tratta del primo gruppo di persone in arrivo dalla Palestina dopo lo scoppio del conflitto a Gaza e dei bombardamenti che vanno avanti dal 7 ottobre. E a Marina di Carrara ieri è sbarcata la nave Humanity One della ONG SOS Humanity. A bordo 64 migranti con 12 minori. Gli adulti sono stati accolti dalla regione Veneto, mentre i minori sono rimasti in Toscana. Il servizio e le interviste di Rossella Barattini.
Si sono concluse ieri nel pomeriggio nei padiglioni di IM Carrara Fiere a Carrara le operazioni di prima accoglienza dei 64 migranti soccorsi dalla nave Humanity One della ONG tedesca SOS Humanity nel Mediterraneo meridionale. L'imbarcazione ha attraccato la banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara alle 8 di ieri mattina, domenica 4 febbraio. Ha sbarcato i migranti che sono stati poi accompagnati, come ormai di consueto, al vicino complesso fieristico per le visite mediche e il riconoscimento. Ad attendere lo sbarco, lungo la banchina del porto, i numerosi volontari, il supporto sanitario e le forze dell'ordine, oltre al personale dell'autorità portuale, della capitaneria di porto. I 64 migranti, di cui 12 minori, sono stati poi smistati in centri in Toscana e in Veneto. Per Carrara si tratta del 10° sbarco. Sconferma un hub piuttosto gettonato. Consideriamo che soprattutto la Croce Rossa e l'ASL sono state impegnate due giorni consecutivi sia al porto di Livorno che al porto di Carrara. Noi sicuramente siamo sempre pronti e vogliamo ospitare le persone, però chiaramente una buona distribuzione farebbe piacere a tutti. Tra le provenienze Centro Africa, soprattutto Burkina Faso e Sud Sudan, non sono segnalate criticità e problemi di salute particolari. Presenti 12 minori, di cui 6 non accompagnati. Dopo i controlli medici ed identificativi è stato poi predisposto il piano di smistamento, come riferito dal prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea. 3 dovrebbero rimanere qui da noi a Massa proprio, 3 a Grosseto. Poi c'è una donna che verosimilmente farà parte di un gruppo familiare e poi tutti gli altri sono uomini. Quindi sostanzialmente i gruppi familiari, uomini, in questa maniera vanno tutti in vento. Guardia di Finanza, con l'operazione Joe Demeter è stato fermato il traffico illegale di rifiuti e sostanze inquinanti, coinvolto anche il porto di La Spezia. Sentiamo Andrea Nicolini. Fermato il traffico illegale di rifiuti e sostanze inquinanti. L'operazione ha coinvolto anche il vicino porto di La Spezia. Il tutto si è svolto dal 1 al 31 ottobre 2023, durante la fase operativa dell'operazione soprannominata Joe Demeter, l'operazione doganale congiunta finalizzata alla repressione dei traffici illegali di rifiuti e del commercio illegale di sostanze che riducono lo strato di ozono e gas a effetto serra. L'operazione ha visto la partecipazione di un numero record di 106 amministrazioni doganali. Le attività di controllo doganale, svolte sul territorio nazionale con il coordinamento della Direzione Antifrode in collaborazione con i reparti della Guardia di Finanza, hanno consentito di constatare le seguenti violazioni. Più di 500.000 kg di rifiuti costituiti da rottami, ferrosi e non, apparati elettronici, componenti di motoveicoli, imballaggi, materiali tessili e 472 pezzi di rifiuti costituiti da parti di auto, biciclette, condizionatori e computer. Più di 50.000 kg di fluidi refrigeranti HFC. Senegal, Pakistan, Ghana, Thailandia, Tunisia e Burkina Faso sono i principali paesi ai quali era destinata la merce irregolare. Queste violazioni sono state riscontrate dalle dogane e dai reparti del Corpo della Guardia di Finanza di Genova, Torino, La Spezia, Milano, Ancona, Salerno e Bari. L'Italia ha poi portato a esecuzione tramite l'ufficio delle dogane di Bari e il secondo gruppo della Guardia di Finanza di Bari il più rilevante sequestro di gas a effetto serra dell'intera operazione. Un servizio coordinato dalla Compagnia di Pontremoli con l'obiettivo di fermare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato nel corso della settimana dai militari delle stazioni di Villafranca in Lunigiana, Mulazzo, Aulla, Albiano Magra e Nucleo Operativo Radiomobile di Pontremoli. Le zone controllate sono state quelle della locale stazione ferroviaria, il parco Tralacà e il centro storico. Tutti i luoghi segnalati dai cittadini a causa della presenza di persone sospette. Durante i controlli è stato rintracciato un cittadino di origini marocchine, 42enne, senza fissa dimora, che alla fine del controllo è risultato ricercato per reati collegati alle sostanze stupefacenti commessi nel 2016. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Massa. Nel corso del servizio è stato segnalato anche un incidente stradale, il cui conducente, un 35enne sottoposto al test dell'etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al limite. La patente di guida è stata ritirata e inviata alla prefettura di Massa Carrara.
Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Massa ha sollevato una critica nei confronti dell'attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco di Massa Francesco Persiani. Il primo sopralluogo ha esplorato le condizioni di Piazza Garibaldi dopo lo smontaggio della pista di pattinaggio su ghiaccio. Nel video, che è stato realizzato da Fabrizio Bertoneri, è stato mostrato uno scenario composto da sporcizia, avvallamenti della pavimentazione e oggetti abbandonati. Bertoneri ha realizzato anche un secondo video lungo Viale Stazione, dove sono visibili rifiuti abbandonati, aree verdi trascurate e infrastrutture deteriorate. Il Movimento 5 Stelle Massa ha ritenuto essenziale riportare al centro dell'attenzione la questione del decoro urbano e ha sollecitato le autorità competenti ad agire per il recupero del decoro sia in Piazza Garibaldi che su Viale della Stazione. Albiano Magra ancora in salute. Grande successo per la giornata di prevenzione alla Croce Rossa di Albiano Magra, con una folla da grandi occasioni. Grande successo per la giornata di prevenzione Albiano Magra ancora in salute, che si è tenuta nei locali del Comitato Locale della Croce Rossa di Albiano Magra. L'ingresso per effettuare gli esami era fissato per le 9, ma fin dalle 7 del mattino davanti alla sede di Via Corsini c'era già una grande folla. Circa 140 persone giunte anche da province vicine. Alle 10 erano oltre 260. Centinaia di screening ed esami effettuati, come i Doppler delle carotidi effettuati dal dottor Lorenzo Bortellotti, le visite senologiche dal dottor Mario Valli, chirurgo dell'ospedale Maria Vittoria di Torino, gli screening epatici effettuati dall'equipe composta dal dottor Gabriele Ricco, epatologo dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell'Università di Pisa, assieme ai dottori Giampiero Rebughini, Luca Bassani, Marco Scotti e Francesco Faita. Applauditissima nel gruppo la dottoressa Cristina Alessandrini, anestesista rianimatrice ed esperta nella diagnostica, e infine la dottoressa Arianna Ciardello, la quale ha curato i consigli nutrizionali. Tante le visite internistiche e reumatologiche effettuate dallo specialista dottor Nido Giudicelli. La presidente del comitato locale della Croce Rossa di Albiano Magra, Rita Peroni, si è dichiarata soddisfatta della grande affluenza e della visita del sindaco Roberto Valettini, del vice Roberto Cipriani e dell'assessore Giada Moretti. La direttrice ha preannunciato che presto ci sarà una seconda giornata, sia per poter accontentare tutti, sia per incrementare questa attività di prevenzione. Peroni ha infine sottolineato che questa giornata di prevenzione rientra negli incontri con specialisti aperti alla popolazione e che periodicamente vengono organizzate visite gratuite con medici specialisti. Bisogna fare molta attenzione perché c'è un'ondata di truffe nella provincia di Massa Carrara, segnalate truffe al telefono e casi di truffa dello specchietto. Vediamo insieme. Il capoluogo apuano è attualmente alle prese con un periodo di intensa attività truffaldina, con i cittadini e in particolare gli anziani che continuano a segnalare casi preoccupanti alla nostra redazione. Pochi giorni fa una telespettatrice è stata vittima di una truffa telefonica particolarmente insidiosa. Un individuo, fingendosi carabiniere, ha contattato la donna intimandole il versamento di considerevoli somme di denaro a favore del presunto figlio in difficoltà. L'astuzia dell'opportunista ha generato allarme e preoccupazione, ma la signora ha capito che si trattava di una truffa e non ha ceduto al raggiro. La famigerata truffa del telefono rotto continua poi a colpire, con molte segnalazioni che indicano un aumento dei casi in cui i cittadini vengono ingannati attraverso messaggi telefonici che chiedono un corrispettivo in denaro. La cittadinanza è quindi chiamata alla massima prudenza. Le truffe dello specchietto poi non accennano a diminuire. Bruno Giampaoli, vittima di questa modalità truffaldina, ha riportato il suo caso alla nostra redazione. La comunità è avvisata e invitata a prestare particolare attenzione quando si trovano di fronte a situazioni simili. Giampaoli ha infatti raccontato la sua esperienza, sottolineando l'importanza di essere vigili e di non cadere nelle reti degli opportunisti. Ma sentiamo. Ieri l'altro venendo dalla marina sento un colpo allo specchietto, mi si storge e dico cavolo, ho colpito qualcosa, rallento, ma insomma continuo per vedere, e subito dopo vedo che una macchina si stacca e viene a velocità enorme, mi si affianca e io mi fermo, ci fermiamo, lì capisco subito la truffa, perché dai un colpo,
non fa neanche tempo a prendere atto che cosa è successo, che subito c'hai quello che ti chiede i soldi. Naturalmente era un extracomunitario, forse un romeno, non lo so, un albanese, un bestione, che insomma mi ha fatto subito la richiesta dei soldi. Abbiamo parlato, io come al solito ho detto no, ma chiamiamo i carabinieri, poi insomma per non perdere tempo, dopo tante discussioni lui mi ha chiesto 200 euro, poi 100, poi 50, poi io ho detto no guarda non ti do niente, poi ho visto che era un disgraziato che in fondo non riusciva a levarmelo di lì, mi ha detto dammi quello che c'è nel portafoglio, io ho aperto, dico 20 euro, no. Insomma per farla finita gli ho dato 20 euro, questo l'ho detto, ve lo dico, per avvisare, perché io ho chiamato poi i carabinieri perché si muovano in questa direzione, gli ho dato anche diciamo il tipo di macchina, una Yaris metallizzata, però i carabinieri non intervengono, la polizia non interviene se non andando al comando a fare una denuncia specifica, io non ho tempo da perdere per questo, e quindi ho pensato che la cosa migliore era avvisare tutti i cittadini. Così ho parlato con il mio benzinario, ho parlato con il mio amico barista e ho saputo che a Massa e anche fuori da Massa, Carrara, Pisa e altre parti, le cose stanno proprio al massimo, tantissimi sono stati colpiti. Allora io mi domando perché i carabinieri, perché la polizia che sono così efficaci nelle multe non intervengono? Il movimento Indipendenza di Massa Carrara sabato ha organizzato in Piazza del Teatro a Massa una raccolta di firme per sostenere la proposta di legge chiamata Riconoscimento dello Stato della Palestina con capitale Gerusalemme Est, di iniziativa popolare dell'associazione Schierarsi. Per Indipendenza l'Europa e la comunità internazionale sono state incapaci di affrontare e risolvere le conflittualità tra lo Stato di Israele e il popolo palestinese e secondo loro il riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est da parte dell'Italia contribuirà al processo di pace e riconoscerà finalmente i diritti fondamentali del popolo palestinese. Si chiama Ugo Pisa, un'occasione mancata? È il nuovo convegno del Comitato per la Biodiversità e Tutela del Territorio Apuano. Tema il progetto in fase di esecuzione della riqualifica del parco e delle colonie. Faremo un convegno sull'Ugo Pisa intitolato appunto Un'occasione mancata. Perché? Perché il progetto dell'Ugo Pisa è del 1917, era un progetto interessante, molto aderente alla nostra realtà ambientale, storico-turistica e accettato un po' anche da tutti in linea di massima, poi è cambiato nel 2000-2001, è cambiato e è venuto fuori un elefante che contiene un po' tutte le cose di un parco plurifunzionale, ci sono cioè due o tre campi da tennis, un campo da bilboccia, non so come si chiama, e poi c'è un campo di bocce, vengono rifatti tutti gli edifici e poi la cosa più grave è che viene fatto intorno alla recinzione, all'interno del campo, viene fatta una serie di parcheggi. Ora noi che partecipiamo naturalmente al grande comitato popolare per controllare i lavori e per chiedere delle modifiche, faremo questo convegno dopodomani alla Sala della Resistenza con inizio alle 16 per specificare chiaramente a tutti, sia agli amministratori, al sindaco e all'opinione pubblica, la nostra posizione, che non è una posizione di totale chiusura, ma è una posizione ragionata per far vedere al sindaco che ci sono possibilità di fare un recupero ragionato e non distruttivo come quello attuale. Quindi noi speriamo che ci sia partecipazione e soprattutto che anche il sindaco possa venire a sentire, eventualmente anche intervenire. Ecco, questa è un'occasione importante per noi e per tutta la cittadinanza, anche perché il progetto dell'Ugo Pisa
come avviene da tanti anni, io sono testimone perché sono 40 anni che sono nell'ambiente, in questi problemi, non si fanno mai gli incontri con la gente, col popolo, con la cittadinanza. Questa è un'occasione perché si possa dialogare serenamente, senza scontri, diciamo così, ideologici, preconcetti. Spiegare quindi quali sono le ragioni del cambiamento del progetto, magari? Sì, anche quello, e soprattutto noi teniamo a spiegare l'importanza storico-architettonica, anche sanitaria, di questa colonia che, come ripeto, è stata donata da Ugo Pisa al Comune con, diciamo così, con l'impegno che il Comune la mantenga a scopo elioterapico per l'infanzia. E quindi questa è la cosa più importante. Per noi la colonia ha un valore sociale, artistico, architettonico importantissimo. È la prima in tutta Europa. Piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo in studio. Gatto, potresti dirmi per favore quale strada devo prendere? Tutto dipende da dove vuoi andare, Alice. Nel Paese delle Meraviglie. Allora è semplice. La strada è quella che ti porta a MB Garden. E percorrendo la lunga via Aurelia, Alice si trovò di fronte ad un giardino, ma non un giardino qualsiasi, proprio da MB Garden. MB Garden, esperti in fiori e giardinaggio. DR 4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tu hai sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. In merito all'intervento della CGIL sugli operatori sociosanitari in Lunigiana, l'azienda USL Toscana Nord-Ovest precisa che la direzione del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche, di concerto con la dirigente infermieristica locale, sta da tempo monitorando in maniera attenta la situazione del personale della zona, mettendo in atto soluzioni riorganizzative interne, ove necessario, senza comunque riduzioni di attività nei casi in cui non sia ancora stato completato il turnover per il personale di supporto alle attività assistenziali, le OSS. Nello specifico, solo in alcune situazioni di assenza degli operatori dedicati, l'attività di trasporti interni di Fivizzano è stata riassegnata direttamente al setting o ai servizi, con rimodulazione dei servizi interni. Per quanto riguarda la sala operatoria di Fivizzano, si sta valutando una riorganizzazione insieme anche ad una ottimizzazione delle attività e dell'orario del personale di supporto alle attività assistenziali. L'azienda USL Toscana Nord-Ovest rassicura poi sul fatto che fino ad oggi siano sempre stati garantiti gli istituti contrattuali, comprese ovviamente le ferie del personale, cercando in ogni situazione di trovare un punto d'incontro tra richieste e necessità di servizi. Numerosi cittadini hanno avanzato proteste e segnalazioni per le pessime condizioni in cui si trovano le strade di Massa, dal centro alla periferia e anche nei paesi a monte. Il consigliere comunale del PD Daniele Tarantino, vicepresidente del Consiglio, ha presentato in questi giorni un'interpellanza per sapere se sono previsti interventi di manutenzione stradale sia in città che in periferia e anche nei paesi montani, quali siano i progetti e il piano di asfaltatura e se siano previste azioni di prevenzione, ovvero un monitoraggio della situazione volto a ridurre i casi di incidenti derivati proprio dalla presenza di buche sull'asfalto.
Camilla Bianchi, sindaco di Fosdinovo, è la nuova presidente della comunità di Parco, l'organo che si compone dei sindaci, dei comuni e dei presidenti delle province, i cui territori sono ricompresi nell'area del Parco delle Apuane. L'elezione è avvenuta lunedì mattina nella sede del Parco a Seravezza, all'unanimità dei presenti. La sindaca di Fosdinovo, che succede al sindaco di Minucciano, Nicola Pioli, ha ottenuto la fiducia dei rappresentanti dei comuni di Camaiore, Careggine, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Gallicano, Massa, Minucciano, Molazzana, Montignoso, Seravezza, Stazzema, Vagli di Sotto e delle province di Lucca e di Massa Carrara. Assenti solo i rappresentanti dei comuni di Casola e Fabbriche di Vergemoli. Al via domani sera, come saprete, la 74esima edizione del Festival di Sanremo, un grande fermento nella città dei fiori per questa kermesse musicale che davvero è celebre, se non la più celebre al mondo. Gli artisti sono pronti per esibirsi, ma anche noi di Antenna 3, ovviamente non potendo essere lì presenti, anche se noi che facciamo televisione e spettacolo e abbiamo la musica nel sangue, saremmo veramente contenti di poter partecipare, non c'è possibile, ma che cosa abbiamo fatto? Noi seguiremo ugualmente le 5 serate con degli inviati presenti sul posto. Quindi da Sanremo intanto vediamo la prima clip di Luca Corradini. A te Luca. Buonasera, buonasera, grazie Barbara della linea, siamo in diretta da Sanremo, siamo alla Palafiori, Casa Sanremo, la casa tradizionale degli incontri tra i pubblicitari, tra i cantanti, dove c'è la sala stampa Lucio Dalla, dove le radio esprimeranno il voto, perché domani si comincia, sì, domani 6 febbraio 2024 inizierà la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, si esibiranno tutti e 30 gli artisti, quindi sarà una lunga notte, la notte dei lunghi coltelli, come dicono qui, perché gli artisti già fanno sentire la loro voce e soprattutto i brani da inediti diventeranno editi e pertanto sarà già possibile sentirli, rivederli, guardare i videoclip da YouTube. C'è un gran movimento di persone qui a Sanremo, sono previsti 100.000 persone durante tutta la settimana del festival, è sold out ovunque, anche noi abbiamo dovuto trovare un alloggio un po' fuori la città dei fiori. Da domani nelle nostre interviste serali avremo quindi degli ospiti e quindi i collegamenti nel post telegiornale saranno conditi da presenze simpatiche, perché ci sono i sosia, ci sono i cabarettisti, ci sono i giovani cantanti emergenti, c'è tutto un mondo intorno che ruota qui dalla città della Liguria, dalla città che splende una settimana all'anno come la patria della canzone italiana, la patria della musica italiana. Io direi che per questo primo collegamento è davvero tutto, vi ringrazio, vi ridò la linea allo studio di Massa, da Luca Corradini per Antenna 3. Grazie Luca, buon lavoro, ci vediamo domani sera e davvero preziosi questi collegamenti con te, ci sembra di essere lì a Sanremo, ma quest'anno abbiamo esagerato perché dalla rada del porto del mare di Sanremo c'è la nave Costa Smeralda che ospita per noi Gioele Lorieri. Gioele, che cosa ci racconti? Gentili telespettatori, amici di Antenna 3, amici del Dopo TG, buonasera, dove mi trovo? A Sanremo. Quella che vedete dietro di me è la costa sanremese, siamo a bordo di Costa Smeralda, la nave ufficiale del Festival di Sanremo, a bordo della quale seguiremo in diretta tutti i dettagli della kermesse relativa al 74esimo, alla 74esima edizione del festival. Questa è la nave ufficiale del Festival di Sanremo, saremo ormeggiati durante tutta la durata del festival in rada ed è proprio a bordo di questa nave che ieri si è tenuta la cerimonia ufficiale d'apertura del festival, un bellissimo spettacolo di luci e pirotecnico accompagnato dalle note delle più belle canzoni che hanno scritto la storia del Festival di Sanremo degli anni. Se questa l'ultima canzone può la luna, ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io sarò perché ti amo, io canto al ritmo del dolce tuo respiro.
calda, ogni giorno si respira una fresca aria di musica. Pensate che ogni sera viene dedicata a diversi anni della storia della musica che ripercorreremo in pillole. Abbiamo avuto la serata dedicata agli anni 70 nella storia della musica, quella dedicata agli anni 80, questa sera ci sarà una bellissima serata dedicata agli anni 90 nella storia della musica, per poi concludere con il nuovo millennio. Sono tantissimi gli ospiti a bordo di Costa Smeralda. Abbiamo avuto la possibilità di interfacciarci con il noto comico Enrico Brignano ed alcuni degli artisti che parteciperanno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, l'edizione 2024. Proprio tra due giorni si terrà il primo collegamento direttamente col teatro Ariston e verrà a farci visita a bordo di Costa Smeralda il noto rapper Tegua. Ma tanti saranno gli ospiti che avremo in collegamento direttamente a bordo della nave e che verranno a farci visita a bordo di Costa Smeralda. Si respira aria di musica ovunque e questa è, amici, una bellissima sensazione. Pensate che ogni sera a bordo di questa magnifica nave vengono svolte delle serate dedicate a diversi periodi musicali nella storia. Come già detto, abbiamo avuto proprio pochi giorni fa una serata a tema Figli dei Fiori dedicata agli anni 70. Abbiamo ripercorso magnifiche tappe di storia della musica. Ieri sera abbiamo avuto una serata dedicata agli anni 80 nella storia della musica e dedicata al famosissimo film di Lovebot in collaborazione con Vanity Fair. Tanti sono stati gli artisti che sono venuti a farci visita a bordo della nave, alcuni appunto che si esibiranno a breve sul palco del teatro Ariston, come il cantante rapper Joliet, il 3 e Mr. Rain. Insomma, tanti ospiti, tanta felicità, ma soprattutto tanta musica ed emozione per scoprire quello che sarà il Festival di Sanremo 2024, e quindi attendiamo tutti quanti con una certa trepidazione. Linea allo studio. Bene, una finestra davvero meravigliosa, un entusiasmo contagioso. Grazie anche a te, Gioele Lorieri. Naturalmente appuntamento a domani sera. Proseguiamo con le nostre notizie. Presentato il percorso di istruzione e formazione tecnica superiore dedicato alla filiera del marmo. Il progetto presentato da un pool di soggetti con capofila Copernico, l'agenzia formativa emanazione della CNA, che nelle prossime settimane sarà valutato da Regione Toscana per l'ammissibilità finanziamento su risorse del programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. L'iniziativa è in partenariato con l'Università di Pisa, il Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta, Fondazione TAB, Versilia Format, Centro Arti Visive e l'azienda Stone One. Il percorso messo al bando si svilupperà su 12 mesi, rilasciando la qualifica di tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l'uso di tecnologie informatiche. Per la valutazione sulla candidatura a finanziamento del percorso formativo saranno necessarie alcune settimane, a quel punto i soggetti promotori ne trasmetteranno maggiori dettagli. Divertimento e coriandoli per tutti. Il progetto di Forte in Maschera 2024 torna anche quest'anno con un programma personalizzato secondo le varie fasce di età, con iniziative curate dall'associazione Il Mandala, da portare sia all'interno che all'esterno delle scuole. Da domani fino al 13 febbraio si terrà Scuole in Festa nelle due scuole d'infanzia Caranna e Giorgini e negli asili nido Madre Maria e Moscardino. Gli animatori dell'associazione Il Mandala, in collaborazione con gli insegnanti dei plessi, allestiranno spettacoli di bolle, baby dance, giochi di movimento e favole animate. Sabato 10 febbraio dalle 15 alle 18, appuntamento in Piazza Garibaldi per il Carneval Forte, per un pomeriggio di divertimento per tutti, con giochi gonfiabili, animazione, musica della banda cittadina La Marinara. Nello stesso giorno, dalle 21 alle 23.30 a Villa Bertelli, Veglione in Maschera, una festa dedicata agli studenti della scuola secondaria di primo grado Ugo Guidi.
Voci rare, medicina di genere e medicina narrativa sulle malattie rare. E questo è il titolo della web conference organizzata dall'azienda USL Toscana Nord-Ovest per venerdì 16 febbraio dalle 15 alle 19 nell'ambito dell'iniziativa Bollini Rosa. L'obiettivo di questa iniziativa, che è aperta a tutti gli interessati, è quello di introdurre racconti di pazienti che offriranno un'esperienza vissuta delle malattie rare. Queste narrazioni saranno integrate da interventi di medici che con chiarezza e umanità forniranno una visione clinica essenziale. La sinergia tra le prospettive dei pazienti e degli esperti contribuirà a creare un quadro completo e coinvolgente, stimolando la riflessione e promuovendo una maggiore comprensione delle malattie rare nella medicina di genere. Possibili disagi nella giornata di giovedì 8 febbraio alla Casa della Salute di Carrara per dei lavori di sostituzione di alcuni apparati informatici. Durante la giornata saranno interrotti i collegamenti agli applicativi aziendali e a internet, e tale interruzione potrebbe creare alcune difficoltà nell'esecuzione degli esami prenotati, compresi quelli del sangue. Sarà cura dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest contattare tutti i cittadini che avessero già prenotato degli esami in questa data e indicare le possibili alternative. Diamo uno sguardo insieme alle condizioni del tempo per domani sulla nostra provincia. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 6 febbraio. Cielo nuvoloso, temperature minime in aumento, venti deboli o moderati e mare mosso. Mercoledì 7 febbraio. Cielo nuvoloso, temperature minime in rialzo, venti deboli o moderati e mare mosso. Andamento nei giorni successivi. Cielo ancora nuvoloso, temperature stazionarie, venti moderati e mare mosso. Per aggiornamenti, meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Vi ricordo in chiusura il nostro sito www.antenna3.tv per rivedere questa edizione, ma anche per rimanere aggiornati su altre edizioni, su altre notizie e anche altri programmi. Dunque, grazie per averci seguito. Buona serata a tutti. Appuntamento a domani. Arrivederci.